Parliamo della ferrovia del Metauro, un tema che è rimasto ancora in evaso e risolto da parte delle autorità. Enrico Tosi, qual è la situazione? Noi pensiamo che questo argomento debba diventare centrale nella discussione della campagna elettorale. Eppure questo argomento è fondamentale anche per l'economia del territorio. Pensate che qualche anno fa degli imprenditori erano venuti a Fano per investire i loro capitali, sono andati via per l'incertezza di questa situazione. Per quanto riguarda invece la situazione specifica, qualcuno, per esempio l'assessore regionale Baldelli, ma anche il candidato della Lega Luca Serfilippi, è convinto che questa sia ancora una ferrovia, il che dal punto di vista proprio tecnico non è possibile. Per esempio si pensa che questa possa ancora ospitare un treno che farebbe decine di corse al giorno, pensa che potrebbe trasportare migliaia di persone al giorno e addirittura crede che degli immobili realizzati in maniera legittima su questo percorso siano abusivi, però finora nessuno ha denunciato questa cosa qua. Noi crediamo che possa diventare invece una pista ciclabile fatta come si deve, in base a quanto prescrive la legge, la numero 2 del 2018, che diciamo documenta che da questo punto di vista questo tracciato non è compatibile con la presenza di un treno. Eppure esiste un piano di fattibilità. C'è uno studio di fattibilità che probabilmente giustamente il Ministero e la Regione ha voluto finanziare per 1.350.000 euro per capire se ha una strategia, ha un futuro questa linea ferroviaria. Nessuno ne conosce il contenuto, non è stato presentato ed è da 2 anni nei cassetti del Ministero e della Regione, nessuno ha avuto l'onestà intellettuale di informare i cittadini e le istituzioni su quale sarà il futuro. La cosa incredibile è che nessuno ne ha chiesto conto, né sindaci, né consiglieri, né presidenti, nessuno ha cercato di capire che cosa succede con lo studio di fattibilità. Una volta conosciuto questo e saputo se ha una prospettiva o non ce l'ha, è chiaro che poi tutto il resto si discute. Se ha una prospettiva e può essere un treno, ma non lo crediamo, guardiamo dove siamo, tutto quello che è successo in questi anni, bene, se non lo è bisogna che qualcuno ci spieghi cos'altro si può fare, e noi di idee per un utilizzo di una struttura pubblica come questa ne abbiamo a sufficienza. Qual è la proposta del Comitato contro la ferrovia del Metauro per il riutilizzo della stessa? Strutture di questo tipo in tutta Italia sono utilizzate non solo per fare piste ciclabili, ma sono utilizzate come quello che si chiama in termini tecnici lifeline routing, cioè una strada che, dove si possono mettere delle utenze, fibre ottiche, alta tensione, acquedotti. Tutte cose che fatte lungo le strade costerebbero moltissimo e sarebbe un grosso disagio per la popolazione. La ferrovia è molto difficile che sia compatibile con le strutture esistenti, perché i vincoli sismici di tutta l'area della Valle del Metauro sono tali che non permettono il passaggio di un treno. I ponti, le gallerie sono in mattoni, condizioni disastrose. Le condizioni del sedime, delle rotaie sono folli, per cui smantellarlo sarebbe un costo enorme. Mentre ricoprendolo con dello stabilizzato e con dell'asfalto modificato, c'è già un progetto della provincia, dell'ingegner Paccapelo, che prende in considerazione queste cose, potrebbe essere la soluzione migliore e estremamente economica. Gli imprenditori investirebbero su questa struttura.